Intanto è Berlusconi, vedete, fermo sull'entrata della scuola media Dante Alighieri di Milano, si presta ai flash dei fotografi. Ricordiamo anche che abbiamo seguito il voto a Roma del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con la signora Napolitano e la signora Clio, che hanno votato nella capitale a pochi metri dal Quirinale. Ricordiamo anche che Napolitano, il capo dello Stato, è stato incalzato da un giornalista che gli ha chiesto lanciare un appello per il voto. Insomma, vogliamo sottolineare le parole di Napolitano, che ha risposto in maniera molto ferma. Mi sembra che la Costituzione sia abbastanza eloquente a tal proposito che non serva un appello per il voto, perché la necessità del voto è scritta nella Costituzione. Eccolo qua, il leader del PDL. Singe la mano, presidente di seggio, ancora si porge a favore dei fotografi. Insomma, poi aspettiamo che anche lui metta le sue schede. Le ricordiamo, le schede che dovremmo mettere tutti noi per l'elezione alla Camera, la scheda rosa, per l'elezione al Senato la scheda gialla. E poi c'è anche l'elezione regionale Lombardia, Lazio e Molise, scheda verde per il voto per le regioni. Ricordiamo ancora che stiamo votando per rinnovare il Parlamento nelle due Camere, il Senato e la Camera dei Deputati. 618 sono i deputati che andremo a scegliere con questo voto politico, 309 sono i senatori che andremo a scegliere con questo voto politico. Ecco qui, Berlusconi prende le schede. Scheda rosa, scheda gialla, scheda verde, tutte in mano al presidente del PDL. Abbiamo notizia però dalla nostra Patrizia Torchia, la nostra corrispondente da Milano, che ci sono state alcune contestazioni per Silvio Berlusconi, per il cavaliere all'entrata della scuola Dante Alighieri. Ovviamente noi ci siamo collegati con il voto di Berlusconi nel momento in cui ha fatto il suo ingresso al seggio, dunque non abbiamo seguito in diretta anche l'arrivo, ma insomma c'era la nostra corrispondente che ci ha raccontato di alcune contestazioni. Dunque da lei andremo tra pochissimo per avere notizia anche appunto di quanto accaduto prima, che abbiamo visto questo Berlusconi tutto sorridente nei confronti dei fotografi. Ricordiamo anche che Berlusconi insomma è stato l'unico che nella giornata di ieri ha consumato uno strappo a quello che è il silenzio elettorale, che era partito alle 24 di venerdì come consuetudine, insomma, prima del voto. I leader politici devono astenersi da dichiarazioni dopo una campagna elettorale comunque abbastanza accesa nei toni, dunque un silenzio d'obbligo. Insomma, Berlusconi invece ha fatto alcune dichiarazioni sulla magistratura che sono state da più parti criticate, ovviamente appunto perché sono venute meno a quello appunto che era il silenzio elettorale invece previsto per queste giornate precedenti al voto, che è iniziato, lo ricordiamo, alle 8 di questa mattina. Si potrà continuare a votare fino alle 22, poi domani 25 febbraio, lunedì 25 febbraio, si riparte, i seggi aprono alle 7 fino alle 15 di domani pomeriggio e poi si vota anche per le tre regioni, Lombardia, Lazio e Molise, per il presidente del Consiglio regionale appunto di queste tre regioni. Cabina 2, è lì che Silvio Berlusconi sta mettendo le sue croci, è entrato già da un pochino con le sue tre schede. Aspettiamo che esca. Intanto vi ricordo, eccolo qua, adempiuto al suo dovere elettorale, riconsegna la matita. Passa, passa, passa.
Intanto vi ricordo qualcosa che vi potrebbe ancora essere utile, appunto la legge elettorale con cui stiamo votando prevede per l'elezione della Camera e del Senato un sistema proporzionale con premio di maggioranza e soglie di sbarramento, diverso ovviamente per le due Camere. Allora, questo è Berlusconi che vota e che pone la sua scheda gialla, ma andiamo dalla nostra corrispondente Patrizia Torchia. Patrizia, ci hai dato notizia di alcune contestazioni all'arrivo di Berlusconi alla scuola Dante Alighieri dove ha votato. Raccontaci. Allora Olivia, sono state veramente delle fortissime contestazioni, 3-4 ragazzi, adesso con certezza non so dirti benissimo il numero perché si erano mescolate insieme a noi, erano insieme alla stampa in quello che era stato creato dalle forze dell'ordine, una specie di muro. Ebbene, non appena Berlusconi ha fatto il suo ingresso nel seggio elettorale di via Scrosati hanno cercato di superare il muro creato proprio dalle forze dell'ordine per scagliarsi contro l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Si sono tolte la maglietta, avevano soltanto i pantaloni, c'era scritto qualcosa sulla pelle ma non siamo riusciti a leggere esattamente cosa, hanno urlato basta Berlusconi, volevano aggredirlo, l'intento era chiaro, le forze dell'ordine si sono scagliate contro di loro per cercare di bloccarle. Ebbene, ci sono riusciti, hanno continuato a dimenarsi per diversi minuti. Per il momento sono state portate via, quindi al momento per fortuna è tornata la calma qui nel seggio elettorale. Hanno urlato per diversi minuti, basta Berlusconi, basta Berlusconi. Sono state bloccate dalle forze dell'ordine, ci sono però dimenate tantissimo, per cui sono state addirittura, pensate, hanno cercato di bloccarle per terra. Patrizia, sì. Patrizia, grazie allora per questo resoconto, torneremo a parlarne tra pochissimo alle 13, nuova edizione, noi siamo in chiusura, grazie per averci seguito.